Nella crisi venezuelana gli anziani stanno pagando un prezzo altissimo, senza cibo e medicine, spesso soli perché i figli sono emigrati all'estero. Le cure mediche sono praticamente inesistenti. Siamo nella diocesi di Valencia, circa 200 km da Caracas. Questa casa di cura è gestita dalla diocesi. In questa struttura vivono solo 8 anziani, di più non è possibile. Ad occuparsi degli ospiti sono solo i volontari. Questo è il Venezuela che resiste, che non perde la dignità di fronte a povertà e sofferenza, che vive la fede come una roccia a cui aggrapparsi nei momenti di difficoltà. Questa signora ci mostra l'infermeria. Non c'è praticamente nulla tranne un po' di pannoloni. E abbiamo molta gente che necessita venire per qua. Ci sono tanti anziani che vorrebbero essere qui. Alcuni sono soli a casa e soffrono la fame. Però non è possibile accoglierne di più. Grazie alla provvidenza riusciamo a malapena a garantire colazione, pranzo e cena. Non so fino a quando. Qual è il suo salario? Dio mi paga. Io sono la cofondatrice di questa casa. Sono volontaria qui da 37 anni. Qui ho imparato ad amare il prossimo. Vale la pena. Sì, vale la pena.